E c'è stata una grandissima energia, grandissima passione. Questa è un po' l'Italia che ci piace ed è un po' la nostra missione, ecco. Aiutare tutte le organizzazioni in modo tale che migliorino continuamente per alla fine rendere migliore la vita di tutti noi. È stata un'esperienza notevole, devo dire, uso questa parola perché l'energia che si è diffusa anche nel momento conviviale dopo l'evento ti fa capire come l'iniziativa è stata assolutamente centrata e coinvolgente per tutte le aziende presenti, premiate e non premiate. Io ho colto molta gioventù in questi progetti di miglioramento, ovvero tante aziende hanno coinvolto i giovani ingegneri, i giovani tecnici e stanno creando la classe dirigente per il futuro. Un alto livello di qualità dei partecipanti, anche di quelli che non hanno avuto accesso alle finali, quindi tutti dei progetti molto validi e soprattutto una grande passione e un grande impegno delle persone coinvolte. Il miglioramento continuo si può fare, non dipende dalle dimensioni, infatti abbiamo visto nei vari gruppi che le grandi aziende, così come le piccole, anche le organizzazioni che operano nel mondo della sanità, in realtà hanno un unico obiettivo, che è quello di riuscire a coinvolgere e motivare le proprie persone. Lo scopo principale del Kaizen Award è quello di dare un riconoscimento a persone e organizzazioni impegnate nel miglioramento continuo. Quindi vuol dire riuscire a dare un riconoscimento non monetario alle proprie persone che nel giro di un anno, andiamo fino a 2 anni precedenti al premio, hanno speso del tempo e si sono impegnati per realizzare un miglioramento nella propria azienda. L'anno prossimo ci sarà un Kaizen Award seconda edizione, 11 luglio, quindi stessa data, anno prossimo, e in più ci sarà un'altra cosa che quest'anno non siamo riusciti a prendere al volo, che è il Kaizen Award globale. Cosa vuol dire? Che il vincitore italiano, assieme ai vincitori degli altri paesi, concorrerà per un premio Kaizen Global che ha in palio un viaggio che chiamiamo Japan Insight Tour in Giappone, che consente di vivere, di visitare delle aziende giapponesi eccellenti, quindi Toyota e fornitori, quindi supplier, primo livello di Toyota, e di vivere anche un'esperienza di quella che è la cultura giapponese.